Filippo Sulcesano per la 17ª edizione delle Feste d'Estate. Con noi c'è il presidente della Proloco, Michele Filippini, e il figlio Matteo. Come sta andando questa edizione? Sta abbastanza bene, parecchia gente, siamo soddisfatti, spero anche la gente che rimanga contenta. È già buio e comunque gente continua ad arrivare. C'è Mario Riccardi, è un grande evento a San Filippo, Mario Riccardi. Infatti mi dicevi, Michele, che anche l'anno scorso era venuto. Sì, però l'anno scorso bisogna fare in due serate perché ha piovuto la prima serata e comunque anche la seconda serata l'anno scorso c'era la gente, era di giovedì, e quest'anno invece è caldo così, abbiamo fatto l'exploit proprio, il massimo per San Filippo. Bravi! E la gente viene non solo per mangiare, non solo per ballare, ma anche perché è un bel posto, San Filippo. Sì, 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 c'è un bel prato, i bambini giocano fuori, tutto sicuro, che i bambini, non c'è le macchine vicino. Sì. Un bel campo recintato, tutti tranquilli, genitori, bambini, abbiamo visto una scuola di danza, ballavano i bambini. Sì, sì. Ci sono anche attività per bambini, per il Ludubus, la domenica, il sabato comunque c'è il gommone gonfiabile, quindi i genitori stanno anche tranquilli sapendo che possono ballare e lasciare i figli comunque nello spazio bambini. Matteo, io ho visto anche la discoteca entrando. Sì, è un paio d'anni che comunque ci organizziamo per noi giovani, per fare un po', diciamo, una festa non solo per la balera ma anche per i giovani e i ragazzi, e c'è il DJ con l'animazione, e per stare un po' in allegria e bere un po' di mojito. Sì, anche perché andare in discoteca quando ce l'abbiamo qui in paese, no? Eh sì, poi a San Filippo grandi eventi non ce ne sono mai, però quando è condensato li vogliamo fare ben bene. Si racchiude tutta la felicità e l'allegria, sì, di voi. Bene, bravissimi, continuate così. Va bene, ok. Buona serata. Ringraziamo tutti gli sponsor e tutti i collaboratori che hanno aiutato la realizzazione di questa manifestazione che è 17 anni che va avanti. Un bello staff, ho visto molti ragazzi, molti giovani. Cerchiamo di prendere quel testimone per proseguire la festa. È un buon modo per appassionarli, in modo, come dici te, per proseguire nei prossimi anni. Sì, ma tanto dai, è una festa, ti diverti. Ti diverti e lavori un pochetto, ma dopo finito ti diverti tutti insieme, si balla e si canta. Bene, un saluto. Grazie, ciao a tutti. Siamo con Alessandra, Alessia, Umberto, Gloria, Daniele. Bravi, siete pronti per servire? E manca Ilenia. Ah, adesso Francesco, Matteo, Milena, Nicola. E dove sono andati? Stanno sempre là. Ah, ok, tornano, non è che sono andati a far festa, no? No, arrivano. Sono pronti, mojito? Sì. Ho visto che tagliavi il limone a tutto andare. Sì. Nascondi. Che vergogna. Tra le note di questa canzone. Canta, allora. Che divora la società. Ma il mojito li bevete o li fate? Tutta due. Per non sbagliarci noi gli altri. Sì, se sbaglia male. È ovvio. Per non sbagliarsi, tocca a tutte e due. Dopo il resto si vede. La signora Fabiana, lei sta qui smerciando i dolci, che mi stava dicendo che sono artigianali. Sì, li facciamo noi, i dolci li facciamo noi, invece i gelati li prendiamo a Orciano. Comunque i dolci io pensavo che fossero produzione di un forno, non artigianali, perché sono talmente belli. Grazie mille, no, ci mettiamo tanto impegno come li facciamo per noi. Tra i membri dello staff ci sono molti ragazzi, molto giovani, te sei? Nicola Carboni. Nicola, già siete all'attivo, state preparando, prevedete molta gente. Sì, si prevede molta gente con Mario Riccardi, poi speriamo vada bene l'incasso. Sì, ma sicuramente, bravissimi, tutti molto belli. Grazie. Edoardo, state preparando tutte le bibite per la gente, sta andando bene? Benissimo. Voi state spinando la birra? Avete fatto un corso oppure solo passione? Passione. È un assaggino ogni tanto. Sì, dai, ogni tanto fa sempre bene. Grazie, ciao. Ciao. Buonasera, signori. Allora, avete quasi finito, come sta andando? È buono il cibo? Sì, molto bene, ovviamente come tutti gli anni qui si mangia bene, si è in allegria, fra un po' inizieranno a ballare anche i ragazzi più giovani, quindi si prospetta una bella serata. Quindi non è la prima volta che venite? No, noi abitiamo qui, lei è a Castelvecchio, è nostra figlia. Però torniamo sempre molto volentieri una volta l'anno. Certo, tanto perché non apprezzare queste cose, no? In casa? Assolutamente sì. Cosa avete mangiato? Abbiamo mangiato la focaccia, abbiamo mangiato
portato poi le tagliatelle ai frutti di mare, mio padre ha preso i rigatoni all'oca, insomma abbiamo mangiato molto bene, francamente, piadina mia mamma e poi ci sono i dolci ovviamente. Tutto buonissimo. Assolutamente sì, per va bene, buona serata. Grazie. Da dove venite? Ah, da qui vicino. Ah, siete quasi a piedi, siete venuti, sì, è tanto che venite. Sì, ormai è una vita. Quindi vi trovate bene, una bella. Abbiamo un ottimo amico, quel biondo laggiù. Ah, il biondo laggiù. È sparito! Ah. Signora, cosa avete ordinato? Abbiamo ordinato fagioli, bruschetta, abbiamo preso la focaccia che qui è molto buona. Sì. Poi abbiamo mangiato i fagioli. Sì, già detto. Domani a morire. Domani tutto mare qui. Domani suoneranno sti fagioli. Bene, buon appetito. Grazie, grazie.